due. Applauso! Eccolo! Ragazzi, Sfida lo Chef, seconda puntata, sfida incredibile, Andrea! Amici, amici, eccoci! Buonasera! Buonasera! E questo è il mega toast che si deve pappare. Ben ben! 1,6 kg, l'innovazione tecnologica di Sfida lo Chef. Il notaio ci ha detto, dovete pesarlo, non lo pesiamo. Bilancino elettronico. Bilancino prima. Elettronica, eccola! Bilancino elettronico. Ragazzi, manco gli antichi greci stai calmo, stai calmo. Vai, aspetta che mi hanno dato le barriere. Comunque dopo il pranzo di vita sfida al mater. Allora, lo pesiamo. Aspetta, peso 700 grammi. Bene, guarda, stai bossando. Guarda, 700 grammi il piatto, ok? Cambio piatto. 700 grammi un piatto? Li fa pesanti i piatti oggi, come che ti dica? Bellino. Non truccate la bilancia. Prego la valletta. Vai, grazie. Sei buono? Aspetta, come le patite. Come sei? Nessuno, vai. Nessuno. Nessuno. Aspetta, 2 kg. 2 kg. E 300 grammi. Meno, quindi meno 700, meno 700 grammi e ho perso il conto. Quanto ha perso il conto, ma è 1,6 kg. Ci vuole una schippi, un abaco. Allora, inizia a scaldare. Vai, l'elettronica dalla nostra parte. Sei pronto, Andrea? Prontissimo, sì. Intanto il regolamento è molto semplice, te l'abbiamo già detto tutto due volte. Vero? Vero, confermo. Come non te l'ho mai detto io il regolamento? Me l'hai detto, ma io devo mangiare. Ah, devi mangiare. Ma hai detto che devi mangiare un chilo e sei. Devi mangiare. 10 minuti. Allora, perché sarà seduto sul trono. Nome Andrea, cognome Davvero. Davvero. Basta, non ti faccio più domande, poi applauso! Ti faccio un altro. Applauso! Facciamo concentrare il cronometro, è pronto. Allora, regolamento molto semplice: devi mangiare un toast alla volta, compreso il pane. Mi raccomando, compreso il pane, e lasciare il pane, perché altrimenti annulla il peso totale. Okay? Ok, quindi ogni volta che un toast deve essere finito tutto. Ok, il pane. Va bene. Ci sono dei splendidi pomodori secchi dentro, aromatizzati con cappe di olio extra. Aprilo uno, Merlino. Apriamo il toast. Dai. Un po' per, vedi, per ammorbidire la cotoletta. Perfetto. Alla milanese di cui andremo a parlare. Serie. Merlino, sì. Siamo lunghi. Siamo, lo so, io. Come siamo, maestro? Pronti. Siamo a posto? Siamo. Aspetta, devo dire ancora una cosa, Andrea. Stai attento, perché essendo una cotoletta alla milanese, ha l'osso. L'osso, esatto. Che è incluso nel KSI. Devo mangiare anche quello? Se anche tu dovessi arrivare a mangiare tutti i toast, bisogna togliere l'osso. Bisogna aggiungere un toast, perché non sarai arrivato anche nel KSI. Mangia anche l'osso. Quindi sappilo. Siamo pronti? Sta tagliando il maestro. Quasi pronti. Allora, assistiamo al taglio, vedete l'osso? L'osso della cotoletta milanese, quindi viene tagliato solo laterale, c'ha l'osso, perché è una costata di maiale fatta dal lombo e dal filetto. Quindi pensa cosa mangi stasera. Mangi lombo e filetto, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Allora, attenzione, siamo pronti? Partiamo col cronometro. 4, 3, andiamo in bocca al lupo. Grazie. 2, anzi in bocca alla cotoletta. 1, via! Via! Sai, 10 minuti, vai tranquillo. Allora, la cotoletta alla milanese, parlo io, intanto tu mangia, concentra, non ti far distrarre. Ok. No, non mi devi rispondere, mangia! Allora, Merlino, sono passati 17 secondi. Al pubblico, di che carne è la cotoletta alla milanese? È porco! I milanesi non devono rispondere. Ed è porco la cotoletta! Non lo sanno. Di pollo! Alzate le mani, aspetta. Di pollo, alzate le mani. Di vitello. È di porco. Di maiale. Bravi, di maiale, ragazzi. La cotoletta, la mia. Come stiamo, Andre? Come stiamo? Com'è? Buonissima, un po' asciutta. Un po' asciutta. Aia, aia. Certo, è la cotoletta fredda milanese, vieni. Non è che ti possa scaldare proprio tutto, eh? No, ma sai cosa? È una settimana che ci dice, no, ma vinco io. No, ma ce la fai io, spacco. Bravo, spacchi tutto. Sì, concentrati. Vai tranquillo, energia. È passato un minuto, Andre, non vorrei metterti allora, un po' di ansia. Secondo però, la matematica, avresti dovuto mangiare mezzo panino, mezzo toast. Sei a?
Un quarto. No, Andre! Ma è una tattica, la stai prendendo bassa, eh? Ah, la stai prendendo bassa. Dai, dai, Andre, dai, 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 dai. Com'è? Vai, applauso di Giulia. Hai bisogno di qualcosa, maionese, ketchup, qualcosa? Secondo me ce la fa. Secondo te ce la fa, sì, sì. Va bene, andiamo. Sì. Allora, ha voluto sfidarci. Scusa, vorrei far vedere un minuto e 44. Ha voluto sfidarci perché è il migliore, c'è scritto. No, per farci due risate. Perché è il migliore, c'è perché è il migliore. Ok. Invece sogno nel cassetto aprire una pirotecnica. Che cos'è una pirotecnica? Secondo me la fa stasera la pirotecnica, dopo che ha finito le controllette. Bam bam bam! Vai Andrea la grande! Tu non ascoltarmi, sei finta di niente. Tu concentrati. Volevo solamente sapere una cosa, Andrea. Com'è? È buona? Vuole cuffie? Anche perché la carne dove l'hai presa, Merlino? No, vedi, tu inizi a fare pubblicità. Ma dove l'hai presa, Merlino? Vedi, famiglia Pirrone, non posso fare pubblicità. L'hai presa mio zio, quindi la carne è buona. Buona. Non posso fare la pubblicità alla macelleria Pirrone, vedi. Dai. Però, qualche problema. È buonissima. Vai, Andrea! Qualche problemino ce l'hanno, ragazzi. Ho scritto. Cosa ti piace mangiare? Cotoletta alla milanese. Cosa ti piace cucinare? Cotoletta alla milanese. E basta, vedi. Cambia voce. Cosa, vedi sul copione c'è scritto? Bello il copione, sì. Oh, sul copione c'è tutto un sacco di roba, ci hai dato un sacco di informazioni proprio. Avevi voglia di dire, di parlare. Allora, la cotoletta alla milanese, la sai l'origine? No. Milano? Direi 3 minuti e 5 secondi. Non sai? È austriaca come origini storiche. Portata nel 5 giornate di Milano, a Milano dagli austriaci. E andava fritta dove? Nell'olio? No! Nello strutto! Nello strutto, bella grossa, bella. Oh, puoi farmi ridere, vedi? Io invece l'ho fritta. Immagino che ti piaccia, vedo. Alla grande, Andrea, dai. Statistica, entra la statistica. Statistica. Siamo a 3 minuti e 32, ha mangiato 3 quarti di un primo toast. Ciao. Ce la può fare. Secondo me, ragazzi, ce la può fare, ragazzi. Un'altra informazione importante: come va impanata la cotoletta? Allora, come va impanata la cotoletta? Dai ragazzi, come va impanata? Con l'uovo, ma che donna Giuse! Impanata! Uovo e poi la grattugiata! Tutto bianco e rosso, prima infarinata nell'uovo e nel pane grattugiato. Cosa salate dei tre ingredienti? Devo mangiare anche il pane. L'uovo, la Giuse è numero uno! Ragazzi, Giuse è numero uno! Giuse, sei il numero uno, sei un grande, vedi. Allora, qua come va? Intanto, vedi, è un po' lento, ragazzi. Secondo me, Andrea non ci arriva alla prossima settimana e quindi dobbiamo trovare il sostituto. Sicuramente, che batta il record di Andrea, perché Andrea farà un chile 6. Berlino, sicuramente. Non vorrei fare lo sborone. Dai. Ma non ho neanche fatto questa settimana il premio, perché sapevo già che perdeva. No, perché tu sei un po'... ambientato in Liguria, come si dice, e allora io e sei. Però, aspetta, io l'ho visto lo sfidante, sarà da qualche parte. Oh, ma c'è il campione in carica, ragazzi! Il campione in carica! Numero uno! Il capo magro! Vieni qua a fare il giurato! Vieni qua a darci il tuo parere, Baudi! Giorgio! Vieni qua tra di noi! Che sei stato il numero uno. Eccolo. Un applauso. Un giro. C'è qua dentro un chilo e quattro si è perso. Non l'abbiamo più trovato. Quello è il problema. Non si sa più dove è andato a finire. Vabbè, ha mangiato un chilo e quattro di toast al capomagro. C'è una roba, ragazzi, imbarazzante. Scusate, si vi interrompo, voglio andare un'occhiata come sta andando? Allora, tempo. Il giorno dopo, perché gli hai fatto piangere. No! No! Eccolo. Ragazzi, 5, ce la può 53. Fare. Siamo al numero uno. Può fare, anzi è proprio lì che ce la sta facendo, benvenuto,
ce la sta facendo a noi, ce la sta facendo. Se mangia in panetto. Cosa ne dici te? Ce la può fare? Tu che sei un campione? Io... 6 minuti è il secondo, è primo o secondo? Primo. Giorgio. Cosa no, dici Giorgio? Io gli avevo detto che con le milanesi era dura. Non dubitare di capo magro, è una non dubitare di non dubitare di me. Aiutami. Però la verità, secondo me ce l'ha fatta. Figlio. Un come si dice? Un asso nella manica, una cotoletta fritta nell'aluce, qualcosa c'hai? Benvenuto. Cos'è il termine tecnico? Come si dice in genovese, menembelino. Menembelino? Belin, ma un termine tecnico. Te lo traduco, Merlino. Io ho altre domande da farti, non ce l'ho, però vorrei chiederti una cosa. Ti piace almeno sta cotoletta? Buonissimo. E allora battitene. Va benissimo. Allora, altra sfida. Aggiorno. Vi aggiorno su 7 minuti. Sto cercando con qualità stimata, però sono scappato. Emma, sei senza dignità. Come dov'è? Emma! Scusa tu che ti stai nascondendo, fai da me, per favore. Aia! Eccolo! Allo sfidante che sta cercando, secondo me ce la fa ragazzi, perché ha mangiato neanche il primo toast dopo 8 minuti, quindi secondo me ce la fa. Ma lo sfidante nella prossima settimana farà la ricetta tosta e sarà il toast con prettamente ricetta estiva. Attenzione, l'estate, con... l'estate sta iniziando, quindi abbiamo cercato una chicca perché lui ha detto ok, quello è il mio piatto. La ricetta tosta sarà il toast con cotacchino e lenticchie! Ragazzi, grandioso, cotacchino e lenticchie! Tipica ricetta estiva! Attenzione, è passato al secondo toast, non ce la può fare! Amici, qua? Ce la può fare in 8 minuti 17! Ragazzi, amici da casa, colpo di scena! E al secondo toast, ce la può fare! Ce è incredibile! Può fare. Ragazzi però dai. Concentro. Un minuto e mezzo, mancano solamente due toast e tre quarti. Massaggio? Servizio massaggio? Dai. Aspetta! Lo sponsor? Lo sponsor non c'è, il logo è sì. Questo, ma andrà via, ne arriverà un altro. Arriverà? Bene! Dai che ce la fai! Dai! Aspetta ragazzi, è talmente a buon punto che abbiamo messo su anche l'altro. Bravo! Perché l'abbiamo visto avvantaggiato. Manca solo un minuto, dai! Ma no, ce la puoi fare! Sei in bolla, Andre! L'osso, guarda, è stato tecnico, l'osso l'ha scattato, quindi... Bravo, Andre, bravo! Siamo in perfetta regola! Siamo quasi a... Ragazzi, siamo in bilancino, eh! 9 minuti e mezzo! No, ma ce la fai! Secondo me ce la puoi fare, cosa dici, Merlino? Secondo me è buon punto! Ragazzi, allora, 15, 14, 13, 12, dai, ti concediamo 11, la carne, vai! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e campione al ribasso! Ragazzi, un applauso! Il pubblico tifava perché non mangiasse, perché ora qua si va a pucciare il dito nella cotoletta e ce n'è per tutti. Allora amici, Andrea ci dispiace, ma non ce l'hai fatta. E ci ho provato. Hai mangiato esattamente quanto, no, Merlino? Dobbiamo togliere l'osso, quindi togliendo l'osso. Facendo un calcolo breve, l'osso è 7 etti al piatto, 20 grammi è l'osso. Un toast neanche? Io non lo farei il conto. 4 diviso, allora 16 diviso 4. Direi che ci ha provato. 400 grammi, aia, 380 grammi allora, hai mangiato. La foto di Andrea andrà qua sotto. Qua. E come c'è scritto là, sei grande Baudi! Reset.
430 grammi. Beh, vergognati però. Bravissimo, Ander. Sei stato bravissimo. Ragazzi, prossima settimana. Scusate. Guardate qua che squadra. Ma noi pensavamo qualche cibo. Berlino, dobbiamo chiudere. Prossima settimana. Ricetta tosta, cotechine lenticchie. Emma sarà lo sfidante. Lanciaci la sfida al volo. Eccolo qua. Ti sfido. Sei pronto a tutto? 1,6 kg di tosta al cotechino. Regolamento è... Ce la puoi fare. Ce la fai o non ce la fai? Non ce la fai. Come non ce la fai? Non ce la fai, no! No! Ciao amici, un applauso! Ciao ragazzi! Ciao Giro, alla prossima. Mi raccomando, martedì prossimo, stessa ora, stesso canale. Thank you.